Hai fatto un lungo viaggio, Igor. Hai preso il mio tè? Il tè alla menta non è vero tè, Bex. È un infuso. Acqua sporca al sapore di menta. Non mi interessa cos'è, Sean. L'hai preso? Certo che sì, amore. Ehi, mi spiace di averti tirata fuori. Colpa del generatore. Non importa. Ho preso aria. Com'è il flusso di dati dell'Animus? Stabile? Si è stabilizzato dopo un po'. Bene, dammi un secondo e potrai tornare dentro. È caduto un altro satellite. Avete visto? Sì. Era dell'Abstergo. Perfetto. Beh, il Nord America sta perdendo il servizio GPS, quindi dipende cosa intendi con perfetto. Ottimo. Anche vincendo, perdiamo. Ok, siamo pronti. Quando vuoi, puoi tornare dentro. Stai bene? Meglio. Ma temo che possano ripresentarsi i due flussi di dati. Non posso prometterti niente. Anch'io sono sorpresa. Erano come due menti. In lotta per un cervello. È stata come una fucilata alla testa. Capisco. Questo campione di DNA vichingo ha qualcosa di denso. È rumoroso. Potrebbe essere il bastone che interferisce. In che senso? Il mal di testa, il nervosismo. Li ho da quando ho il bastone. Spero che tu non stia cercando scuse per la tua amica. Certo che no. No. Ok, scusa, però cerca di rilassarti e se senti che sta per succedere ancora, avvertici. Ci sto provando, davvero. Felice soggiorno. Ricordate di raccogliere i rifiuti e di innaffiare le piante ogni giorno. Me ne scorderò sicuramente. Vuoi mettere questa roba in frigo? Certo. Tra un attimo. Ricorda di lasciare i pomodori fuori dal frigo. Molto carino. Rilassante. È stato un inferno portarti qui. Spero ne valga la pena. Vediamo un po'. Thank you.
Sono vissuto, sono morto e ora riposo. E nel mio riposo io sogno. E nei miei sogni vedo la fine della minaccia che di nuovo incomberà sulla terra. Trova il morso di lupo. Trova il forsennato. Trovami. E salvaci tutti da un'altra morte. Pensavo potesse interessarti. Sono conversazioni mie di Bex con Desmond del 2012. Dicembre, credo. Discorsi molto tranquilli, niente massimi sistemi o alta letteratura. Ma troverai informazioni interessanti sulle sue sessioni nell'Animus e sulle sue idee sugli assassini. Dai un ascolto. Forse scoprirai che avete avuto esperienze simili. Beh, insomma, fammi sapere che ne pensi. A meno che non sia per dirmi che in quegli audio sembro un vero scemo. Nel caso, tienitelo per te. Va detto che avevo un raffreddore in quel periodo. Deve essere per quello che sembro strano. E comunque, qui ho finito. Ecco, fatto. Aspetto. Ah, no, tasto sbagliato, scusa. Ora chiudo sul serio. No, no, e dai, Sean, spegni quell'affare. Aspetta, mi piace la cosa che hai detto. La tramanderò ai posteri. Dilla ancora, forte e chiara. Ah, sul serio? Sì, forza. Se non altro potrò usarla per fare leva sul tuo vecchio. Ah, è a questo che ti serve. Carino. Quello che ho detto è che vorrei non essere nato fra gli assassini. Vorrei aver la scelta questa vita. Soddisfatto? Certo, ma perché? Perché la scelta è l'idea alla base del nostro credo. E sostiene tutto il resto, giusto? Il libero arbitrio. La possibilità di vedere con i propri occhi e dire sì, questo è quello che voglio, oppure no, non fa per me. Ma chi nasce in un gruppo simile a questo, come me, riceve segnali contrastanti. Non fanno che ripeterti all'infinito questo è il credo. Queste sono le regole. Questa è la realtà. Niente eccezioni. E se metti in dubbio qualcosa, ti guardano come se avessi appena ammazzato un cucciolo. Altro che libero arbitrio. È davvero ironico il fatto che ti predichino il libero arbitrio, ma poi non ti sia permesso credere in altro. Non so bene come dirlo, ma ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di autodistruttivo nel nostro credo. Se il libero arbitrio è il nostro principio guida, dovremmo essere liberi di ignorarlo, di scegliere la schiavitù, ad esempio. Capito cosa intendo? Insomma, potremmo scegliere di allearci coi Templari. Se sono libero, allora posso farlo. Giusto, una specie di autonegazione. Una democrazia potrebbe democraticamente eleggere un dittatore o decidere di abrogare se stessa. Il nostro credo contiene i semi della propria distruzione. È ciò che lo rende potente, penso, e fragile. Sì, esatto. Più libertà ti ritrovi, più i rischi aumentano, no? Comunque, col tempo mio padre si è ammorbidito, ma alla fattoria era severissimo, un sergente di ferro. Non ho mai avuto l'impressione di poter scegliere la mia strada. Il credo, le regole, mi è stato tutto inculcato. Ancora adolescente, avevo già imparato a seguire le regole con senso del dovere. Era quel che facevamo. È quello che succede a molte organizzazioni col tempo. Si fossilizzano, capisci? Si dogmatizzano. Già. Rispettare le regole diventa più importante che raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. E poi si dimentica la vera ragione per cui le regole esistono. Si chiama deontologia, o almeno in parte. Seguire una regola fine a se stessa senza riflettere sulle conseguenze. Già, ma così si torna indietro, no? Beh, credo di sì.
Seguire una regola è facile. Pregare, bere un sorso di vino, mangiarsi una cialda. Rituali che danno conforto. E che ti mettono il cuore in pace. Servono a convincerti che stai facendo qualcosa di utile. Quando invece la parte difficile, è muovere il culo e darsi da fare sul serio. Penso che le persone vogliano delle limitazioni. Ben chiare. Vogliono vedere i muri che li imprigionano. Non ti do torto. Qualsiasi anomalia che renda la vita un po' più complessa fa paura. Ecco perché ti invidio. Tu questa vita l'hai scelta. Hai seguito tutto il processo e ti sei detto: sì, io ci credo. Sì, e comunque sono rimasto un insopportabile signor so tutto io. Ma capisco cosa intendi. Mi sarebbe piaciuto essere un so tutto io. Non sapevo niente finché voi non mi avete trovato. Sì, è stato solo dopo aver incontrato te e Bex e Lucy che ho capito. Ho capito di voler essere un assassino. Oh, grazie, Des. Vieni qui, fatti abbracciare. Di solito evito il contatto fisico, ma per te farò un'eccezione. Non voglio abbracciarti. Sicuro? Guarda che ho un buon odore. Senti, puoi spegnere tutto. Aspetta, fammi avviare qui. Ma dovete registrare tutto quello che dico? Non tutto, ma hai usato l'Animus così a lungo che questa è una buona occasione per studiare gli effetti dell'esposizione prolungata. Quindi sono la tua cavia? No, le mie cavie sono tutte morte. Non erano abbastanza resistenti per l'Animus. Bello. Posso chiederti dell'effetto osmosi? Lampi di memoria? Ricordi che riaffiorano? Sì, le solite cose. Immagini residue di Altair ed Ezio, qualche volta al giorno. Non invasive e molto brevi. Sono sfuggenti, quasi non me ne accorgo. Come sagome viste con la coda dell'occhio. O ricordi di un sogno della notte prima. Ma ho avuto una visione prolungata, qualche giorno fa. Era Ezio. Era più vecchio, come quando lasciò la Cappadocia. Era in piedi, sul ponte di una nave. Da solo. E in lui potevo sentire un forte rimorso. Un senso di colpa. E sentivo come se stesse perdendo fiducia in se stesso, nel credo, come se fosse sempre più difficile tenere fede ai suoi ideali. E mentre lo osservavo ho pensato: è in questo momento che decise di non essere più un assassino. Così sembrava. Comunque, di solito le visioni durano meno, solo pochi secondi. Sono come ricordi completi di brevi momenti che all'improvviso prendono piena forma dal nulla. È una sensazione strana. Ok, nient'altro? Inizio anche a vedere Connor. Cioè, di solito sento la sua voce più che vederlo. Ma so che succederà. Oh, sì, e ieri, poco prima di dormire, ho visto il ricordo di una spiaggia nei Caraibi con una ciurma di marinai. O forse erano pirati. Chissà, non ne ho idea. Ah. Indagheremo. E come ti senti in generale? In generale? Beh, intanto più vecchio. E molto. Ma è stranamente confortante. A furia di acquisire i ricordi, le abilità e i pensieri di così tanta gente, mi sento come se avessi centinaia di anni. Ma se dovessi farlo per troppo tempo, potrei perdere i miei di ricordi. Potrei diventare chiunque altro tranne me stesso. È possibile. Si chiama sostituzione d'identità. È già successo, ma raramente. E qualcuno con le tue doti non dovrebbe preoccuparsi. Le mie